Ok, dovremmo esserci. Siamo in diretta? Sì. Iniziamo? Iniziamo. Ciao a tutte e ciao a tutti. Benvenuti e benvenute a questo incontro con Cora Aranci per la presentazione del suo ultimo libro. Non so se lo vedete. Anche primo. Primo libro. Tra l'altro una delle primissime presentazioni che, di questo libro ci ha raccontato prima Cora. Quindi, allora, Cora Aranci, Ustica, una ricostruzione storica di La Terza. Eccoci qua, uscito da pochissimo, giusto? Noi siamo... Sì. Io l'ho ordinato che ancora non era in libreria, me l'ero già prenotato. Buonasera. Intanto ci presentiamo. Diamo il benvenuto a Cora, Cora Aranci, se vuoi dire due parole su di te. Grazie Caterina, buonasera a tutti e a tutte. Sì, io sono pubblico questo libro come storica, mi sono formata in storia contemporanea a Bologna e sempre a Bologna ho svolto un dottorato di ricerca in storia contemporanea occupandomi della strage di Ustica. E quindi la strage di Ustica è proprio l'argomento su cui finalmente ho pubblicato questo libro, che è quindi il risultato di una ricerca durata anni, è nata, che si è sviluppata in ambito universitario, e quindi il libro è uscito un mese fa, a pochi giorni dal 40° anniversario della strage, che è stata il 27 giugno del 1980, quindi adesso siamo a luglio di 40 anni dopo, e è uscito questo libro per fare un po' il punto, una ricostruzione storica di quello che è successo. Grazie Cora, grazie. Do anche il benvenuto a Michela Cardinale, che Ciao. Insieme a me, che sono Caterina Frusteri, fa parte del progetto Le donne della porta accanto, un progetto al femminile. Ci occupiamo in particolare di scrivere storie, ma a 360 gradi, che riguardano l'attualità, temi di interesse sociale, anche politico, storico, e in particolare con un taglio a quello che è lo sguardo delle donne. Quindi grazie Michela di esserci, ti prego aiutami. Io direi che possiamo iniziare a porre le tantissime domande che questo libro ci ha suscitato a Cora. Vuoi iniziare tu, Michela? Sì, dai, visto che hai fatto la presentazione, una bella presentazione. Allora, sono pronta anch'io. Allora, io quando mi è stata data la possibilità di fare la diretta del libro di Ustica, mentre lo stavo leggendo, la prima domanda che mi è venuta è da che cosa ti è venuto, cioè come mai ti è venuta l'idea di scrivere, cioè perché proprio ti è venuta l'idea di scrivere della strage di Ustica, che cosa ti ha spinto a decidere di informarti, di fare un lavoro molto minuzioso, perché è un libro veramente dettagliato su questa strage che poi... Allora, il mio incontro con questa storia è avvenuto in maniera piuttosto casuale. Io mi ero appena laureata in relazioni internazionali e avevo fatto una tesi sulla politica estera italiana nell'area del Mediterraneo, però nel periodo precedente, negli anni 60. Volevo fare ricerca, non sapevo bene come iniziare, mi stavo guardando intorno, quando ho visto questo bando. Un bando sempre nel Dipartimento di Scienze Politiche, però in collaborazione con l'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Cercavano un neolaureata che avesse così voglia di addentrarsi nella quantità veramente sorprendente di documentazione giudiziaria che è stata prodotta su questa vicenda e fare una ricerca di soltanto 6 mesi su un fatto specifico, proprio sulle prime settimane susseguite alla strage. Quindi mi sono incuriosita a partire da questo bando e questo è stato il primo incontro con questa vicenda, il primo incontro con alcuni dei parenti delle vittime che era...
che stavano cercando qualcuno e che finanziavano questa ricerca. Quindi ho fatto domanda, mi sono aggiudicata questa borsa, ho iniziato a lavorare su questo tema. Successivamente sono entrata nel dottorato di ricerca sempre a Bologna e ho deciso che Ustica meritava di essere un progetto su molti più anni, perché appunto mi ero accorta che 6 mesi erano sufficienti soltanto per iniziare a capire come muoversi, ma in realtà appunto stiamo parlando di un processo, di una vicenda giudiziaria che è durata moltissimo, quindi una mole impressionante di documentazione, quindi serviva molto più tempo, servivano più risorse, quindi portando poi questo argomento nel dottorato l'ho ampliato. Questo è un po' come è andata. Poi a livello più personale sicuramente sì, c'è stato mio appassionarmi a questa storia, un po' perché ho conosciuto Daria Bonfietti e Andrea Benetti, che sono due persone che animano l'associazione delle vittime e con cui ho instaurato una collaborazione proficua e stimolante. Per me, che ero appunto giovane neolaureata, avere a che fare con una vicenda così, così importante era una sfida. E il mio modo di... era una sfida che anche mi incuteva delle paure, perché chiaramente entro in punta di piedi dentro una storia gigantesca e che è una storia che ha stravolto la vita di alcune persone che io stavo conoscendo, per cui chiaramente avevo anche dei timori. La mia risposta è stata: quello che io posso fare per contribuire è essere quanto più scientifica. Quello che serve non è l'ennesimo libro che accredita una versione piuttosto che l'altra all'interno di un dibattito logorante e infinito che va avanti tutt'oggi. Quello che manca è qualcuno che abbia voglia di prendere tutti i documenti e dire: sappiamo questo, non sappiamo questo, è successo questo, cos'è seguito? Proprio con la freddezza dello storico restituire la verità che comunque abbiamo. Caspita, un lavorone. Molto. Sì, abbastanza. Ma anche, cioè, hai spiegato prima che le informazioni li hai prese, diciamo, vincendo questo bando, cioè tutte le informazioni che ci sono nel libro, sono documenti che ti hanno dato, che tu hai letto, oppure hai, diciamo, tra virgolette, indagato e ti sei trovato, hai trovato in qualche modo altre informazioni che non erano presenti su determinati documenti? Allora, la maggior parte delle informazioni sono contenute nei documenti che esistono, che però non sono soltanto documenti giudiziari, ma anche documenti di altro tipo, documenti prodotti per esempio dalla Commissione Stragi, mm-hmm. documenti prodotti dalle amministrazioni dello Stato in generale, quindi Ministero della Difesa, Ministero dei Trasporti, tutta questa documentazione, quella dello Stato, è consultabile all'archivio centrale dello Stato, perché nel 2014 c'è stata la direttiva Renzi che ha detto: i documenti che riguardano certe vicende, fra cui Ustica, devono essere versate all'archivio centrale dello Stato e rese consultabili. Quindi c'è stata questa, diciamo, facilitazione grazie a questa direttiva, anche se poi è una direttiva che presenta dei problemi. E poi ci sono anche degli archivi diversi, come l'archivio dell'Associazione Parenti delle Vittime, anche lì ho trovato molte informazioni, però ho fatto anche delle interviste originali, quindi nel libro sono riportate anche le testimonianze di alcuni dei protagonisti della vicenda che io ho intervistato ad hoc, e quindi quelle invece sono proprio fonti, quindi inedite, che ho trovato io, sì. Io mi sono veramente sorpresa dell'eterogeneità del lavoro che è alla base di questo libro, di questa indagine. Cioè, le fonti che citi spaziano da campi che parlano di radar, aeronautica, volo, documenti, analisi della storia politica del Mediterraneo, storia di tutti i paesi coinvolti. Infatti, una cosa interessante è anche il quadro storico che tu rendi
del Mediterraneo degli anni Ottanta, in quella che può essere definita la Seconda Guerra Fredda, il ruolo che l'Italia aveva, in parte centrale per la posizione geografica, in parte invece collaterale per i legami politici più o meno chiari che aveva con l'Alleanza Atlantica piuttosto che con altri stati, fra cui la Libia. Insomma, un lavoro enorme. Ma quanto è durato in tutto il tuo lavoro di storica per arrivare dalla prima, diciamo, analisi delle fonti alla stesura del libro? Allora, in maniera non continuativa ti risponderei 5 anni. Sì. Devo anche dire che chiaramente io ho voluto fare un libro che offre una ricostruzione storica. Chiaramente non sono l'unica, ci sono stati, è stato 5 anni fa un convegno che viene citato, infatti, un convegno a Bologna con storici esperti in storia delle relazioni internazionali. Io ho collaborato quindi all'interno anche dei lavori preparativi di questo convegno, e quindi molte delle parti che tu hai citato, quelle rispetto alla ricostruzione del contesto storico internazionale del 1980, sicuramente si avvalgono anche del lavoro fatto in quella sede. Però sì, chiaramente è stato un lavoro molto, molto impegnativo e molto sì, complicato da gestire, però per forza, per fare una ricostruzione storica di un evento del genere bisogna addentrarsi dentro una molteplicità di questioni, perché chiaramente da un lato c'è la contestualizzazione di quello che è avvenuto, dall'altro poi c'è la ricaduta interna di quello che è successo, e quindi significava lavorare su più livelli. E questa sì, è stata un po' la difficoltà, metterli poi insieme. Ma oltre alla difficoltà che dici nel mettere insieme tutti questi campi, ci chiedevamo, in quanto donna, tu sei... Perché abbiamo visto che nel libro le protagoniste donne sono pochissime. Una importante è Daria Bonfetti, che è la sorella di una delle vittime, che è stata poi la promotrice dell'associazione Parenti delle Vittime. Anzi, Associazione Parenti Vittime della Strage di Ustica, poi magari parliamo anche meglio di questo nome che loro hanno voluto darsi. Però di fatto ruoli di primo piano delle donne non ne abbiamo visti. Un po' sono gli anni, nel senso che sono gli anni 80 in Italia, sappiamo che non è che è stato mai un paese particolarmente avanguardistico dal punto di vista delle relazioni di genere. Però ci siamo chiesti, e tu invece in quanto donna storica che si approccia a questo mondo fondamentalmente maschile, hai avuto delle difficoltà anche in quanto donna, oppure le difficoltà sono dovute semplicemente alla ricostruzione dei fatti che sono stati dichiarati ormai segreto, mistero italiano, eccetera? Cioè, è il fatto in sé che è diciamo coperto da mistero, o tu hai avuto un'ulteriore difficoltà proprio per il fatto di essere donna all'interno di un mondo fondamentalmente maschile? Credo che la difficoltà in certi contesti di potere, diciamo, di potere esclusivamamente maschile, ma mi riferisco anche agli ambienti accademici, per esempio, è quella di non apparire, di rischiare di non essere considerata una voce autorevole. Devo dire che può essere che mi sia successo, però non credo che questo abbia... sicuramente mi è successo nella vita, ecco, perché questo succede a ogni donna, purtroppo. Però devo dire che rispetto a questo argomento, credo che il fatto che... Cioè, la mia, diciamo, competenza sul tema, che deriva da tutti questi anni di lavoro sulle fonti, mi abbia permesso di essere ascoltata come una voce, quantomeno di qualcuno che aveva, appunto, a cui veniva riconosciuto un ruolo o comunque una competenza sul tema. Quindi non ho sofferto particolarmente
del mio essere femmina ricercatrice, anche perché poi ci sono moltissime donne che fanno ricerca, basta frequentare gli archivi, frequentare i dipartimenti, magari i ruoli di responsabilità sono molto più frequentemente ricoperti da maschili, ma ci sono molte donne che fanno ricerca, molte donne con cui mi sono confrontata su questo tema, che fanno ricerca su temi laterali, di storia contemporanea. Per quanto riguarda, sì, è vero che le donne protagoniste di questa vicenda sono pochissime, c'è soltanto Daria Bonfietti sostanzialmente, perché parliamo di capi di Stato, di capi di Stato maggiore, di militari, chiaramente questi sono ambiti dove tuttora la presenza delle donne è molto, molto, molto minoritaria, per cui se non del tutto assente, penso, da quelli militari, fatta eccezione per qualche ministro. Ecco, appunto, una domanda, una curiosità, mi è venuta proprio una domanda flash adesso. Nel libro tu metti anche, spieghi delle cose molto tecniche, cioè tipo come ad esempio all'inizio del libro spieghi come come l'aereo ha perso, diciamo, non si trovava più sulle tracce, sui radar, e tu spieghi come in effetti funziona la tracciatura radar di un aereo. Lì hai chiesto aiuto, ti hanno trattato un po' con insufficienza, visto che è un ambiente che purtroppo è prettamente maschile, quindi se tu sei del sesso opposto, purtroppo o ti dicono no, non te lo spiego, oppure te lo spiegano in un modo molto molto blando. Oppure te lo spiegano volentieri, perché c'è anche il mansplaining. È vero, abbiamo dimenticato. C'è il mansplaining. No, ma appunto devo dire, sì, sugli aspetti tecnici ho letto, cioè, chiaramente questa è stata una difficoltà di tutti, primis anche dei magistrati, anche i magistrati proprio lo scrivono, lo scrive Rosario Priore. Una delle difficoltà in questa indagine è stato il fatto che per muoversi, riuscire a comprendere anche soltanto quali erano le prove da sequestrare, bisognava conoscere come funzionava il sistema radaristico italiano, che è una cosa tutt'altro che banale. E a questo proposito sono arrivati in soccorso, diciamo, i periti per esempio di parte civile, che sono venuti anche in dei convegni a spiegare in un linguaggio accessibile a tutti cos'è un transponder, cos'è un radar, giusto quelle nozioni di base per poter capire. Poi chiaramente io molte cose non le capisco, ovviamente non sono diventata un'esperta in aviazione, però sì, ho dovuto comunque perlomeno capire come funziona un radar, quali sono i documenti all'interno di una base aerea che andavano sequestrati, però appunto essendo stata una difficoltà anche dei magistrati, i magistrati stessi nelle loro carte cercano di spiegarlo col loro linguaggio, quindi in realtà poi è stato meno difficile di quello che potrebbe sembrare forse da fuori. Bene. Io nel leggere proprio tutte queste fonti di cui tu fai citazione, sinceramente sono rimasta pietrificata proprio rispetto al lavoro che gli stessi magistrati denunciavano, nel senso della mancanza di informazioni per poter riuscire a avere un quadro completo. Tanto che spesso per diversi anni si è pensato che la soluzione a quello che era successo, a quello che era accaduto, potesse essere proprio nell'aereo. E invece tu sottolinei molto bene che invece le indagini si sarebbero potute ampliare, portare avanti anche senza la necessità stringente del recupero dell'aereo. È vero, sì. Questo è stato molto interessante, anche perché io non avevo idea che ci potessero essere
altre tra virgolette piste di indagine. Ovviamente da profana cade l'aereo, la verità è nell'aereo. Invece nel libro emerge che è un contesto di relazioni più o meno chiare che è quello da ricostruire. Mm-hmm. Questo è molto, molto chiaro nel tuo libro. Sì, forse per chi magari non l'ha letto andrebbe un po' fatto il riassunto che appunto l'aereo cade e sul momento appare sin da subito come un evento strano, misterioso, dalle cause non chiare perché il pilota non aveva dato alcun segnale di allarme, era stato un evento improvviso e inaspettato a creare appunto la disintegrazione dell'aereo che viene ritrovato all'alba della mattina dopo, quindi la strage avviene pochi secondi prima delle 9 di sera, soltanto all'alba della mattina dopo i soccorsi riescono a individuare i resti dell'aereo come un evento. E però c'è stata la prima ipotesi, nonostante questa evidenza, la prima ipotesi che si è accreditata era quella del cedimento strutturale, cioè come appunto è un'ovvietà, gli aerei cadono, è accaduto anche questo, come del resto era successo già proprio ad aerei dell'Itavia, che era la compagnia aerea che poi è stata fatta fallire, è stata ingiustamente accusata di essere responsabile per una non meglio specificata incuria che avrebbe portato poi alla caduta dell'aereo, anche se non vi era nessun tipo di evidenza, cioè, i controlli erano stati fatti, le manutenzioni erano regolari, i periti avevano trovato, questo si saprà soltanto nell'82, esplosivo sui resti dell'aereo. Quindi già nel dicembre dell'80, siamo a 6 mesi dalla strage, la commissione ministeriale d'inchiesta che è incaricata di fare luce sui fatti dice non è stato un guasto, è sicuramente stato o un missile o una bomba. Nonostante ciò, questa campagna contro l'Itavia che viene portata avanti in Parlamento da organi di stampa riesce comunque a essere più forte di questa verità e l'Itavia viene sostanzialmente, le vengono revocate le concessioni per decreto ministeriale ed è costretta a fallire. Quindi questo è forse il passaggio a cui ti riferivi. Sì. Mi riferivo a questo e mi riferivo anche al fatto che c'è stato veramente molto tempo per autorizzare, c'è voluto molto tempo per autorizzare il recupero dell'aereo, nonostante fosse sentito come tema dalla società civile, che insomma ci stavamo dicendo prima che molti si rivedevano e si sono identificati, no, con le vittime. Secondo me questo è uno degli aspetti che mi ha diciamo così, colpito di più di questa vicenda, cioè come è stato efficace questo depistaggio, perché poi non l'ho detto l'altra parte, cioè mentre gli organi di stampa, il Parlamento, i partiti e anche il governo sostanzialmente accreditavano attraverso le loro dichiarazioni la tesi del cedimento strutturale, i vertici militari nelle loro comunicazioni ufficiali al governo, a partire dal luglio, quindi già il mese successivo alla strage, iniziano a dire ai ministri, al capo del governo che ne facevano richiesta, che quella del cedimento strutturale anche a loro risultava essere l'ipotesi più probabile, che non c'era nessun aereo militare nel cielo. Quindi si è trattato di un'operazione di disinformazione, assolutamente quello che potremmo chiamare un depistaggio. Però determinate domande mi escono, cioè va bene che io sono nata praticamente 10 anni dopo la strage, però determinate domande escono spontanee, perché è stato ritrovato un serbatoio che non era dell'Itavia, che pare che sia di un aereo militare. La domanda è: che ci fa lì? Esatto, c'erano moltissimi elementi che non combaciavano con questa versione dei fatti, a partire da anche soltanto da quello più evidente: la commissione ministeriale aveva detto non è stato un guasto, cioè indagando e il Corriere della Sera inizia a parlare della presenza di una traccia di aereo militare. Andrea Purgatori nelle sue inchieste poi sono rimaste celebri, già nel 1980 dice guardate che radar militari indicano una traccia di un aereo aggressore,
quindi non è vero che non c'erano aerei. Tutte queste informazioni rimbalzano su quello che poi è stato chiamato il muro di gomma. Sì. In quel momento, sostanzialmente, tutte queste informazioni non riuscivano a sortire alcun tipo di effetto, alcun tipo di presa in carico della questione da parte né del governo, ma né purtroppo neanche dal Parlamento, neanche tanto in questa fase della società civile. Quindi assistiamo lì realmente all'efficacia di un'operazione di depistaggio. E, in questo contesto, il recupero del relitto, che è stato che è avvenuto nell'87, ma è stato poi deciso soltanto nell'86, siamo 6 anni dai fatti, veramente non era un esito scontato, non lo era affatto, perché già nell'86 il fascicolo giudiziario stava per essere archiviato perché il magistrato non riusciva a stabilire le cause di quanto accaduto. E questa indagine giudiziaria stava sostanzialmente, era entrata in una fase di stallo e languiva nel disinteresse generale. Non si parlava di strage di Ustica. Proprio l'espressione strage di Ustica non era mai apparsa in nessun giornale. Si parlava di mistero, giallo, tragedia, disastro. Era veramente stato rimosso. E questo per noi che siamo nati dopo, anche io sono nata nell'83, per cui non c'ero nell'80, siamo cresciuti sapendo già che era tutta una menzogna, siamo cresciuti sapendo già che c'era il muro di gomma, però appunto tornando indietro e rileggendo le cronache di quegli anni ci si rende conto come non sia assolutamente stato sempre così, e anche l'esito appunto quello che abbiamo oggi è tanto rispetto a quello che sembrava fosse il destino di questa verità. Sì. A un certo punto diciamo che le cose iniziano a entrare un po' più in primo piano, cioè tu nel libro sottolinei anche un certo silenzio da parte di un certo tipo di stampa, che invece poi successivamente riprenderà diciamo il tema. Questo tema ritornerà importante, ritrovare la verità, grazie al Comitato Verità su Ustica e grazie soprattutto all'Associazione Parenti Vittime della Strage di Ustica. Ci vuoi raccontare un po' di queste due realtà e soprattutto perché i parenti delle vittime decidono di utilizzare questo nome, strage? Sì, allora dobbiamo tornare quindi all'86. Il magistrato sta per archiviare il fascicolo, la commissione ministeriale d'inchiesta dice ci sciogliamo perché anche noi non riusciamo a proseguire. A questo punto reagisce un gruppo di intellettuali, di parlamentari, è il Comitato per la Verità su Ustica, che è quindi un gruppo di 7 personalità del mondo diciamo politico e culturale, che si fa carico appunto di questa vicenda e rivolge un appello direttamente al Presidente della Repubblica, che all'epoca era Francesco Cossiga, che però nel giugno dell'80, all'epoca della strage, era capo del governo, personaggio chiave di questa vicenda. Questo appello, firmato tra gli altri da Pietro Ingrao, Stefano Rodotà, Francesco Bonifacio, riesce nell'intento di sbloccare, diciamo, di rompere questo silenzio istituzionale, perché intanto il Corriere della Sera lo pubblica sulla prima pagina della sua edizione, quindi ha una risonanza anche mediatica, e Cossiga effettivamente recepisce quindi questo appello e sollecita il governo Craxi quindi poi stanzierà la somma necessaria a recuperare l'aereo. Da lì quindi si entra in questa fase nuova. Se vediamo un po' le carte, scopriamo come questo comitato sia nato anche con un ruolo piuttosto attivo di Daria Bonfietti, e infatti in questa fase in realtà non esiste ancora l'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. I parenti non si conoscono fra di loro, sono ancora isolati gli uni dagli altri, la stragrande maggioranza è a Palermo, perché era un aereo, ricordiamolo, che era decollato da Bologna e che era diretto a Palermo un venerdì di fine giugno, quindi moltissimi rientravano, magari residenti al nord, ma originari siciliani, rientravano a casa, era un volo molto, molto frequentato che collegava il nord Italia al sud Italia, quindi moltissimi erano siciliani.
Daria Bonfietti no, il fratello erano, loro erano originari di Mantova, quindi erano, lei viveva a Mantova, poi sarebbe vissuta poi a Bologna, e lei è appunto molto attiva anche grazie al suo passato di militanza politica, che sicuramente l'ha aiutata nel appunto capire come muoversi. È un personaggio chiave, e lei quindi a scrivere ai familiari delle altre vittime dicendo facciamo qualcosa, uniamoci, e l'associazione nasce formalmente soltanto nel 1988, siamo a 8 anni dalla strage, quindi nasce con un ritardo assolutamente. E tu mi chiedevi di ragionare sul perché scelgono di chiamarsi. Sì. È una bella domanda, perché effettivamente questa, la scelta della parola strage, loro hanno scelto di chiamarsi, proprio lo statuto lo chiarisce, associazioni parenti vittime della strage di Ustica, sottolineando quindi la volontà di chiamare questa vicenda strage. Fino a quel momento veniva chiamata disastro o tragedia, che sono parole che rimandano a una dimensione molto più fatalista, in cui non vengono sottolineate le responsabilità, l'intenzionalità, se vuoi, perché quando parliamo di strage parliamo di un omicidio di più persone, però è sottolineato quindi l'aspetto dell'intenzionalità. E parenti delle vittime, è chiaro che non stiamo parlando di un attentato terroristico, quindi le altre stragi italiane, le stragi diciamo da Piazza Fontana in poi, sono attentati terroristici di matrice neofascista. Ustica era evidente che non era una strage terroristica, l'ipotesi della bomba non è mai stata un'ipotesi credibile, fondata, che soprattutto diciamo che poi era emersa nel 1994, sarebbe poi emersa una perizia che poi in realtà poi è stata sconfessata, ma l'ipotesi dell'attentato terroristico su Ustica non è mai stata un'ipotesi concreta a cui qualcuno abbia dato un tipo di, diciamo, soltanto gli ultimi anni poi uscita un po' fuori con toni polemici, ma non lo è stata. Quindi perché loro scelgono di chiamarsi strage, correndo il rischio di questa sorta di misunderstanding? È proprio per sottolineare quello che loro in comune hanno. Ora, scusami se ti interrompo un attimo. Credo che muovendoti tocchi gli auricolari e ho iniziato a sentire un po' di disturbo. Allora non mi muovo, meglio così. Forse ecco. Gesticolavo col filo, adesso perfetto, okay. Perfetto. Niente, dicevo, sì, la... ma non volevo perdermi. Certo, hai fatto bene. No, quindi niente, il richiamo alla parola strage proprio per sottolineare ciò che di in comune aveva questa vicenda con le altre stragi, che era la mancanza di verità e giustizia e la consapevolezza che vi era all'interno delle istituzioni una ferma volontà a impedire che la verità emergesse. Quindi questo è stato il passaggio fondamentale, questo slittamento di significato, diciamo, quindi il passare dall'ambito della tragedia aerea dovuta a chissà cosa, forse un guasto, a no, strage. Strage due volte, non solo perché non è ammissibile che un aereo civile venga abbattuto neanche per un incidente, strage due volte perché non è ammissibile che la verità su quanto successo non venga accertata, non abbiamo mai avuto, non c'è mai stata una spiegazione ufficiale per quanto accaduto. E quindi questo poi sul piano politico, l'adozione di questa parola e tutto questo discorso che l'associazione nei suoi discorsi, nelle sue rivendicazioni porta avanti negli anni, questo discorso politico incentrato su questa dimensione è stato molto efficace nel mobilitare l'opinione pubblica, nel mobilitare il Parlamento, i partiti e tutto un meccanismo diciamo democratico che ha permesso di raggiungere molte verità alla fine. Se lo guardiamo con gli occhi di oggi. Ad esempio, quali sono i punti fermi? Cioè, nel tuo libro ci sono dei punti fermi, ne parli. Quali sono su questa vicenda? Sì, allora, diciamo che
Io parlo di punti fermi quando mi riferisco alla ricostruzione di quello che è successo. Allora, i punti fermi sono che l'aereo, appunto, anziché attraversare i cieli deserti, come era stato fatto credere nell'immediato, attraversa dei cieli dove incontra, diciamo, dei cieli caratterizzati dalla presenza di diversi aerei militari. Nel 2006, scusate, no, nel 1996, la NATO ha finalmente collaborato col governo italiano fornendo delle informazioni che hanno permesso di decifrare delle informazioni radaristiche che erano fino a quel momento rimaste riservate e che hanno permesso di sapere che c'erano ben 21 aerei militari nei cieli del Mediterraneo il 27 giugno del 2020. Avevo dimenticato il numero, cioè... Allora, più nello specifico, se prendiamo la rotta del D19, il D19 quindi decolla da Bologna, già all'altezza dei cieli della Toscana, incrocia, la dico diversamente, già all'altezza dei cieli della Toscana c'è la traccia di un aereo piccolo, quindi un aereo militare di piccole dimensioni, che si immette nella sua scia. Cosa significa? Che inizia a volare a una quota leggermente più bassa e leggermente arretrata, un po' come se fosse un po' sotto la pancia dell'aereo civile, che è un aereo di dimensioni molto più grosse, che gli permette di non essere notato dai radar. Quindi c'è questa emissione di questo aereo sconosciuto, di cui non abbiamo mai saputo la nazionalità, che vola quindi in coda al D19. Abbiamo due aerei dell'aeronautica italiana che in quel momento stavano svolgendo un'esercitazione in Toscana e che atterrano alla base aerea di Poggio Ballone, che si trova in provincia di Grosseto, lanciando il segnale di emergenza generale. Si suppone proprio perché hanno appunto notato l'inserimento di questa traccia. A quanto pare il pilota del 19 continua indisturbato il suo tragitto fino all'area di Ponza, l'area di Ponza e Ustica, il punto della strage, dove si nota la presenza di altre tracce aeree che volano a una velocità molto, molto alta, quindi tracce di aerei militari, due tracce al sud-ovest di Ponza e poi in particolare la traccia di un aereo che, secondo le ricostruzioni dei periti, avrebbe quindi effettuato la manovra di attacco. Quindi si vede questo aereo che sostanzialmente vira, diciamo, verso ovest, volando da ovest verso est lungo, c'è proprio nel libro il tracciato, ma è un tracciato che si può trovare anche, sì, anche in rete, per chi non avesse il libro, sul sito per esempio strage80.it, che è un sito che raccoglie moltissima documentazione, molto ben fatto da Fabrizio Colarieti e da Daniele Biacchessi. E quindi questo aereo taglia la rotta del D19 senza entrare in collisione col D19, e quindi questo sarebbe l'aereo aggressore, l'aereo che avrebbe poi sparato il missile, o che, perché l'altra ipotesi è che il D19 sia caduto per una quasi collisione, quindi questo altro aereo avrebbe potuto sfiorarlo volando a una velocità talmente alta e provocando un effetto simile a quello di un'esplosione. Fatto sta che si è trattato a tutti gli effetti di un'offensiva aerea, e poi si notano delle altre tracce sempre, diciamo, dopo il punto della strage, a est del punto dell'esplosione. Poi sappiamo che c'era anche un aereo AWACS, che è un aereo appartenente alla sesta flotta americana, che era presente sulla dorsale appenninica, e che è un aereo radar, quindi un aereo che sostanzialmente l'occhio sui cieli della NATO. Non è mai stata data alcun tipo di spiegazione di perché si trovasse lì, che tipo di missione stesse svolgendo. Quindi da alcuni punti fermi, diciamo, sulla dinamica. Beh, ma l'aereo allora che si è trovato, perché quell'aereo che, i rottami dell'aereo che si è trovato in Calabria, dov'è che era? Sì, sì, molto fila. Sì. Lì ne parli, ma poi... Che fino a un certo punto ne parli, perché sì, all'inizio si pensava che magari avesse avuto quella il 19 avesse avuto la collisione con questo aereo.
Sì, allora, ti riferisci al MiG libico, cioè un aereo libico militare che è stato trovato schiantato sui monti della Sila in Calabria, di cui viene data notizia il 18 luglio dell'80, quindi siamo 3 settimane dopo la strage. Viene data notizia di questo ritrovamento. Il giudice priore, che ha indagato a fondo su questa vicenda, sostiene che in realtà l'aereo non è caduto, quell'aereo non è caduto il 18 luglio, ma il 27 giugno, quindi sarebbe stato coinvolto nelle stesse operazioni militari che avevano finito per abbattere il 19 Italia. Io dico nel libro, che in realtà gli elementi che provano che sia effettivamente andata così, non sono incontrovertibili, lo dicono anche, l'hanno detto anche i processi poi, che, diciamo, che i processi che sono seguiti, però va anche detto che è sicuro, come il priore sostiene, che la versione ufficiale che era stata data non è credibile, perché la versione ufficiale che era stata data nell'80 era che questo pilota avesse avuto un malore, avesse esaurito il combustibile, e da Bengasi si fosse ritrovato là. Ecco, è stato accertato che assolutamente questa versione dei fatti non sta in piedi. Tutte le indagini successive al ritrovamento del MiG libico, quindi le perizie sui rottami, sul luogo, sono state circoscritte all'ambiente militare ed intelligence, per cui non abbiamo gli elementi per sostanzialmente dire. Diciamo che sono quelle situazioni in cui, essendo state gestite interamente all'interno della sfera militare di intelligence, con poi gli archivi lo mostrano, una forte pressione da parte del governo libico per chiudere questa vicenda in fretta, senza che si crei alcun tipo di ripercussione sui rapporti tra i due paesi, ovviamente non potremo mai sapere la verità. Su come sono andate le cose. Sappiamo per certo che non sono andate come ce l'hanno dette, quindi siamo autorizzati a ipotizzare che due fatti, Ustica e MiG libico, abbiano un nesso. Anche se non dovessero averlo, quello che io sottolineo nel libro è che comunque il ritrovamento di questo aereo libico in Calabria ci dimostra almeno sicuramente una cosa, cioè che è vero che aerei libici sorvolavano il nostro spazio aereo indisturbati, senza essere intercettati, e lo penetravano. Questo noi poi abbiamo saputo grazie alle indagini che sono state fatte da Priore sulla documentazione, per esempio, dei nostri servizi segreti, che effettivamente in quel momento vi era un accordo segreto in vigore fra Libia e Jugoslavia, che prevedeva che aerei libici potessero recarsi presso aeroporti jugoslavi per delle manutenzioni tecniche. E lo facevano volando sopra il nostro paese, sfruttando le lacune del nostro sistema radaristico, di cui quindi i libici erano al corrente. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che la presenza di aerei libici nei nostri cieli era concreta, era reale, e che quindi tutte le ipotesi che vedono la Libia implicata nei fatti di Ustica sono più che plausibili. Legittima. Sì. Sì. Quindi questa storia apre uno scenario di silenzi, depistaggi, insabbiamenti. Cioè, io ritorno alla tua conclusione dove tu citi Norberto Bobbio, che proprio anche contestualizzando Ustica, ma non solo Ustica, parla di misteri italiani e potere invisibile. Quello che io ho riflettuto leggendo il libro ha riaperto poi un po' una crisi di legittimità, no? Rispetto a proprio la legittimità del potere democratico statale. Cioè, lo Stato nell'epoca moderna si fonda facendo leva sul monopolio della violenza, ovvero ogni cittadino rinuncia a farsi giustizia da solo, lo Stato si assume la responsabilità della giustizia e della violenza per tutelare indiscriminatamente ogni cittadino. Quindi si, diciamo, abbandonano le faide feudali oppure le lotte intestine o la giustizia privatista. Ognuno delega la propria tutela allo Stato.
davanti a una vicenda come questa, e in più altre vicende che abbiamo visto, che abbiamo citato anche, no? Cioè queste stragi che comunque non portano ad avere poi chiarezza, i cittadini non si sono visti né tutelati nella loro incolumità, né tutelati poi nel desiderio di avere giustizia e chiarezza. Apre sicuramente, no, una crisi di sfiducia rispetto a certi principi democratici, che sono quelli degli anni Ottanta. Ma io mi chiedo, sono strascichi che ancora oggi noi ci portiamo come Stato italiano? È una priorità dello Stato italiano? Norberto Bobbio parla di peculiarità dello Stato italiano, nonostante poi ci sia una diffusione di questo tipo di azione occulta in ogni Stato. Cioè i segreti di Stato sono segreti che ogni istituzione statale ha. Però in particolare in Italia questo peso ha inciso particolarmente. Cosa ci puoi suggerire te come riflessione su questi argomenti? Io credo che sicuramente la cosiddetta stagione delle stragi, che poi vabbè è un'espressione così un po' banalizza, perché poi ogni storia ha sé, ogni vicenda ha le sue peculiarità, però per come viene percepita dall'opinione pubblica come stagione delle stragi, e questo è un dato, sicuramente viene percepita così, abbia compromesso il rapporto, diciamo, fra cittadini e Stato, quel rapporto di fiducia, perché nel momento in cui è evidente, per esempio, tra pochi giorni ricorrerà il 40° anniversario della strage di Bologna, la strage del 2 agosto, una strage che ha fatto più di 80 vittime, e che è ormai accertato che ci sono dei colpevoli che sono appartenenti a INAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, ma sono ormai accertate le responsabilità di persone appartenenti alle istituzioni, ai nostri servizi segreti, nel deviare le indagini su piste inconsistenti. Quindi cioè, di fronte a queste vicende, o Piazza Fontana o Piazza della Loggia, è evidente che il rapporto di fiducia si incrina, e quindi secondo me assolutamente il retaggio che queste vicende ci hanno lasciato complica moltissimo questo rapporto di fiducia, assolutamente negativo. Però io credo anche che vada detta un'altra cosa. Quando noi parliamo di misteri italiani e di stragi, poniamo l'accento giustamente sul fatto che le verità che abbiamo non sono soddisfacenti, perché non sono complete, quindi è giusto continuare a bussare alla porta delle istituzioni, ricordare che non, ancora deve essere fatto molto perché venga raggiunta una verità e venga fatta una giustizia, non solo per i parenti delle vittime, ma per tutti quanti. Per tutti. Per tutti quanti, esatto. Proprio un fatto di democrazia sostanziale, per dirla con Norberto Bobbio. Però è anche vero che, per esempio, se guardiamo alla vicenda di Ustica, non possiamo non notare come i soggetti che appartengono all'ordine democratico, come le associazioni della società civile o il giornalismo d'inchiesta, che su Ustica ha fatto dei lavori memorabili, uno dei capitoli più importanti della storia del giornalismo italiano, hanno veramente contribuito moltissimo nell'avanzamento, diciamo, nel processo di svelamento della verità. E quindi c'è anche tutto questo altro pezzo che viene dimenticato, ma che in realtà è molto importante che sia ricordato. Cioè, noi la verità, grazie al fatto che siamo in un sistema democratico e che quindi ci sono state delle inchieste anche giornalistiche, anche parlamentari, delle mobilitazioni dal basso, pensiamo alla controinformazione che è stata fatta sulla strage di Piazza Fontana, per esempio, e grazie a questi elementi delle verità importanti le abbiamo. E quindi noi possiamo iniziare a ragionare un po' oltre al tema dei misteri e iniziare a chiederci, beh, ma allora cosa è successo nell'Italia durante la Guerra Fredda? La riflessione potrebbe essere un po' più complessa e un po' più interessante se tenessimo conto anche, appunto, di questi aspetti che ho voluto anche raccontare nel mio libro. Quindi è una storia amara che fa rabbia, però è anche una storia che dimostra che i cittadini
possono raggiungere degli obiettivi se si organizzano e chiedono ciò che è il loro diritto. Poi non è sempre facile arrivare fino in fondo, ma dei progressi si possono fare. No, beh, grazie per questa puntualizzazione, perché per una pessimista come me. Grazie. Scusami Michela, ti lascio la parola. No, l'idea che mi ha dato nel leggere il libro è che, come hai detto tu, diciamo, è iniziato, cioè Ustica è una delle tante stragi che si sono susseguite e tutto il resto. Mi dà l'idea che lo Stato pensi che, siccome io suppongo una verità, il cittadino lui è a posto. E quindi anche, diciamo, bisogna dire che determinate informazioni, come tu hai detto, grazie al lavoro del Corriere della Sera e altri giornalisti che hanno fatto delle inchieste, se non ci fossero stati un lavoro, se non ci fosse stato il lavoro di queste persone, tante informazioni non venivano, la gente non venivano. Anche se sono passati 40 anni, però ti dico che è un libro che fa aprire gli occhi e ti lascia veramente un amaro in bocca, ma per carità, bello, bello, però ti lascia un po' quell'amaro, quella tristezza per come sono andate le cose, per come stanno andando tuttora le cose, perché non è che è chiuso, la verità non è ancora venuta del tutto a galla. Sì, soprattutto non è riconosciuta, cioè non c'è un riconoscimento, una presa in carico a livello politico, una spiegazione. Queste persone sono rimaste, queste persone, perché chiaramente sono quelle più interessate, perché hanno avuto la vita stravolta. Se ci pensiamo, chiunque di noi avrebbe potuto avere un genitore, noi potremmo, su quell'aereo. Io stessa vi raccontavo prima nel backstage che ho una cara amica la cui mamma aveva considerato di acquistare un biglietto per quell'aereo lì. Quindi è una storia che riguarda tutti quanti. E mi sono persa. Il bello della diretta. No, rispetto alla identificazione generalizzata che ognuno può fare con una delle vittime, no? Io proprio nella backstage parlavo del fatto che mio padre è rimasto molto colpito. Noi siamo siciliani, viviamo al nord. Ogni estate in questo periodo ci spostranno, quest'anno per il Covid, vediamo, però di solito è proprio il periodo in cui noi prendiamo i mezzi per scendere in Sicilia e tornare a casa. Mi viene da piangere a dirlo. E quindi mio padre mi ha detto che è rimasto molto scioccato negli anni nel 1980, quando è accaduta la vicenda, perché lui, così come tutti i nostri parenti che vivono al nord, così come tutti i meridionali, si sono identificati, ma non solo, no? E questo è significativo anche rispetto al fatto di non mettere i nomi delle vittime al museo di Bologna, dove è conservato lo scheletro del 19, proprio perché le vittime è l'Italia, no? Cioè sono tutti cittadini italiani. Ci stavi raccontando prima un po' di questa vicenda. Sì, è molto interessante questo aspetto, perché appunto un po' tutta la vicenda di Ustica è sui generis rispetto per esempio all'evoluzione delle altre stragi, ma anche se guardiamo i luoghi della memoria dove sono avvenute le altre stragi, Ustica è veramente particolare. Chiaramente una strage avvenuta nei cieli, quindi non vincolata a un luogo specifico, però quando poi le indagini si sono concluse e il relitto dell'aereo, che era stato ripescato 7 anni dopo, ricostruito con tutti questi pezzettini piccoli che sono stati assemblati, quando le indagini sono concluse questo relitto era svincolato e quindi lo si poteva usare. E i parenti delle vittime hanno avuto questa idea bellissima di musealizzarlo. Sostanzialmente il Museo per la Memoria di Ustica, che si trova a Bologna, consiste nel relitto dell'aereo, però è stato chiamato a lavorare su questo relitto l'artista francese Boltanski,
che ha praticamente sostanzialmente creato un'installazione intorno a questo aereo. Chi c'è stato lo sa e non se lo dimenticherà, chi non c'è stato lo invito a visitarlo perché è veramente molto, un'esperienza molto forte, molto coinvolgente, perché si entra in questa stanza con le luci soffuse, via l'aereo illuminato in una maniera molto particolare, già soltanto appunto il relitto di questo aereo è un pugno nello stomaco, poi vi sono degli specchi neri, 81 come il numero delle vittime, che dicono delle frasi, che sono le frasi che un passeggero poteva aver pensato in quel momento, quindi non so, dal bambino che aveva finito la scuola, aveva la pagella, preoccupazioni banali su qualsiasi cosa, quindi pensieri quotidiani che sono stati interrotti da questo missile. E quindi è veramente un'esperienza immersiva molto molto forte e appunto in questo, questo artista Boltanski ha consentito a lavorare a questa installazione purché il suo fosse un messaggio universale, quindi lui non voleva, ed è questo va dato atto all'Associazione Parenti delle Vittime di aver accettato, anche se per alcuni sicuramente è stato doloroso, di non apportare i nomi dei passeggeri dell'aereo, quindi i nomi delle vittime non ci sono, proprio a sottolineare il fatto che quello che è successo non soltanto cioè, sì, ha una portata universale, quindi chiaramente è una costruzione di un luogo della memoria unico da questo punto di vista. Se consideriamo ad esempio la strage di Bologna, beh, chiaramente è molto diversa, ma alla stazione di Bologna tuttora vi è l'elenco di tutte le nomi di tutte le vittime, sì. Giustamente per Ustica c'è stata appunto la volontà in qualche modo di scindere moltissimo la dimensione privata da quella pubblica e quindi questa è proprio una cifra distintiva di come si è mossa l'associazione. E già da come l'hai descritta mi è venuta la pelle d'oca. Davvero. Consiglio di andare a visitare questo museo che tra l'altro è gratuito, è un museo veramente che merita assolutamente. Vi è anche poi una parte di documentazione sulla vicenda, ma è poi soprattutto un'esperienza immersiva coinvolgente, scusate. Sì, sì, grazie. Sì, emozionante, veramente. Questa intervista continua a essere emozionante dal primo momento che abbiamo iniziato a condividere con Cora. Ci siamo veramente emozionate. Infatti, forse inizialmente ho fatto qualche papera, ma perché era veramente molto pace, era molto pathos. Ti facciamo l'ultima domanda. Abbiamo parlato di parenti delle vittime. Volevamo sapere se avevi conosciuto qualcuno dei parenti e come tutta questa indagine e soprattutto il contatto con loro ha inciso su di te. Sì, ho conosciuto alcuni, sicuramente pochi rispetto a quanti realmente sono, però sono stati incontri che hanno sicuramente giocato un ruolo molto importante nella motivazione che ho avuto, perché chiaramente mi sono accorta dell'importanza che queste persone davano al mio lavoro. Per loro appunto e della fiducia che mi veniva data in qualche modo. Appunto io ho iniziato anche finanziata da loro, in parte la mia ricerca è potuta proseguire anche perché loro mi hanno aiutato a cercare dei finanziamenti, li hanno chiesti per me, quindi c'è stato proprio un rapporto di fiducia e quindi chiaramente questa è stata una delle motivazioni principali che mi ha portato a così, anche nei momenti di difficoltà, diciamo, a tenere duro, perché c'erano delle persone che avevano delle aspettative rispetto a questo lavoro e non volevo deludere queste aspettative. Quindi questo sicuramente. E poi appunto, lo dicevo prima, un po' ho sempre avuto
il timore di non essere sufficientemente accurata, comunque la mia preoccupazione è stata quella di mettere proprio il massimo dell'accuratezza e della scientificità possibile proprio per rispetto alla, a quelle che sono appunto le loro storie, però appunto chi legge il libro si renderà conto che l'identità, diciamo, i parenti delle vittime restano un po' sullo sfondo nel mio libro, non sono entrata nelle loro storie, non sono entrata, non ho dato un nome a tutte le persone che hanno perso la vita, non ho riportato tutte le storie, anche se ci sono storie incredibili, un po' perché sono storie che sono già state pubblicate, esistono dei libri, esistono dei documentari, delle video interviste, e quindi io ho voluto lavorare su un altro livello, un po' anche perché ho voluto rispettare un po' questa divisione che loro hanno tenuto a tenere, diciamo, fra storie private, dolore privato, invece quello che è il dolore civile. Io in questo libro parlo del problema di Ustica come caso politico, sì. E quindi chiaramente dal mio punto di vista questo aspetto è rimasto, diciamo, non prioritario. L'ho voluto tenere un po' più come esperienza mia, che sicuramente mi ha arricchito moltissimo. Beh, ma arricchisce, sì, qualsiasi persona che lo legge, che legge il libro che hai fatto. Allora, Rossano Nossa ti ringrazia perché dice che è molto interessante ed emozionante. È stata una diretta, grazie, molto interessante e molto emozionante. Grazie Rosanna, grazie. Vi ringrazio moltissimo per avermi invitata e per questa chiacchierata, perché è stata molto bella. Anche le vostre domande. Ora andrei avanti, da adesso potrei andare avanti. Se fosse possibile andremmo a berci qualcosa e continueremmo, sì. Purtroppo il Covid ci obbliga a queste allora, collegamenti. Rifaccio vedere la copertina del libro. Allora, Cora Ranci, Ustica, una ricostruzione storica di La Terza, un libro veramente appassionante, coinvolgente, va nel profondo, davvero interessante. Siamo ai saluti, grazie. Sì? No. È già passato, è volato un'ora. È già le 8, è volato. Effettivamente sì. Niente, ti ringraziamo veramente tanto, Cora, grazie, per questa intervista che ci hai fatto, che ci hai permesso di farci. Sono io che ringrazio voi davvero per questa opportunità. Veramente mi ha emozionato e ho la pelle d'oca da un'ora praticamente, quindi e non mi succede tanto spesso. Veramente grazie mille. E spero di leggere altri libri, magari, che farai, quello sì. Siamo pazienti, diciamo. Sicuramente non è finita qui. Che bello. Finiremo allora. In bocca al lupo per tutto. Sì. Grazie. E ti aspettiamo presto alle Donne della Porta Accanto con il tuo nuovo libro, quindi. Sì. Viva il lupo, grazie mille davvero per la vostra anche accuratezza nell'aver letto il libro e aver, insomma, ragionato molto su come organizzare questa presentazione, è stato molto bello. Grazie. Bene. Grazie. Salutiamo, grazie, anche chi ci sta seguendo. Ciao, ciao. E ringraziamo Elena Esposto che, certo, ha pensato questo e che... ho conosciuto grazie a Q-Code Magazine, che è un giornale online in cui abbiamo collaborato entrambe, che vi segnalo anche. Grazie. Bene. Grazie mille. Grazie, okay, a tutti. Ciao. 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 Ciao.